nuovo video, un video che serve appunto per lanciare una nuova rubrica in cui vi parlerò praticamente, ovviamente senza presunzione, senza non farò la maestrina, vi dirò quello che ho imparato io. Vi parlerò dei minerali, delle pietre che in genere usiamo. Di noi magari ci aiutiamo con le pietre per determinati scopi e inizierò anche a parlarvi man mano che lo imparerò anche io delle erbe, delle spezie che generalmente si usano in magia. Io parlo sempre tra virgolette perché non amo usare termini, cioè non è che non ami usare termini magia, incantesimi, incanti, via dicendo. Perché penso che sì, ci sia bisogno di pietre, di erbe, di spezie, di tante cose, però penso che l'ingrediente più importante siamo sempre noi, il nostro intento che deve essere forte in qualsiasi cosa. Finalmente il tatuaggio fuori. E niente, inizio innanzitutto con lo specificare, ci tengo in maniera particolare. Io non sono una mineralologa, credo si dica così. Non ho studiato, cioè non ho una qualifica, non voglio, cioè non voglio sentirmi, non voglio salire in cattedra, insomma, non voglio sostituire una persona competente nel campo. Vi porto semplicemente la mia esperienza, i miei studi. E quello che può essere utile, magari, anzi, se ci sono magari a volte dei confronti su determinate cose, a me fa tantissimo piacere. Tutto questo è iniziato perché un po' di tempo fa io ci tengo, allora, usando le pietre semipreziose per i miei bijou, ho notato che tante creative usano la parola pietra di luna troppo facilmente, nel senso che la pietra di luna, l'adularia, è completamente diversa da quelle che loro chiamano pietra di luna. E in genere chiamano pietra di luna l'opalite, che è una pietra che, ribadisco, non esiste. Non esiste. E la labradorite bianca, che appunto è una labradorite bianca, non è una pietra di luna. Che vogliano chiamarla moonstone, che vogliono chiamarla pietra di luna perché magari somiglia, ci sta, ma non è una pietra di luna. La pietra di luna è fatta, cioè è tutt'altra pietra, anzi per l'adularia ci sono anche tanti tipi specifici, in particolare, cioè delle cose specifiche, vari tipi di adulari. Però la pietra di luna non è né l'opalite e né la labradorite bianca. Io ora in questo momento non ho la labradorite bianca, l'opalite è praticamente questa qui. Non so se la riuscite a vedere. Quella lì che è un celeste con dei riflessi aranciati gialli è praticamente creata in laboratorio, non esiste, a differenza dell'opale, che è una pietra preziosa al pari dei diamanti, dei rubini, mo non mi vengono le altre pietre, ma l'opalite non esiste e questa non è pietra di luna. Poi vi metto una foto. Non è pietra di luna, non è pietra di luna, si chiama opalite ed è fatta in laboratorio, cioè non esiste in natura. Se andate in montagna tra le rocce a scavare, non la trovate perché non esiste come pietra. Io vorrei farvela vedere meglio. Vedete? Cioè questa non è pietra di luna, questa si chiama opalite ed è una pietra che non esiste in natura, a differenza dell'opale che esiste ma ha tutt'altri costi, ovviamente non così economici. Queste costano pochissimo, poco poco, se ve le fanno pagare pure carissime è una rapina, voglio dire. Queste costano veramente poco, un filo di queste pietre, non vi dico quanto costa perché non si dice, però costano pochissimo. Se fosse un filo di opale, cioè là vi dovreste vendere pure casa praticamente per comprarlo. La labradorite bianca, che in questo momento non ho, ma vi metterò comunque una foto, è completamente diversa, ha le iridescenze blu che a volte anche mi pare in qualche pietra di luna si trovano, però sono completamente diverse, cioè è tutt'altra cosa. Dire pietra di luna perché magari fa più figo, perché tira di più, perché le persone amano la pietra di luna, che poi a me dovrebbe essere la pietra associata al mio segno, ma io non amo in maniera particolare la pietra di luna, anzi a vederla non mi dice niente praticamente. Scrivere pietra di luna sotto
come descrizione in un articolo dove non c'è pietra di luna, ovviamente le persone che non ne capiscono attirano di più. Oh, la pietra di luna, wow, c'è la pietra di luna, guarda. No, non è pietra di luna. Quando vi mettono le valite o la valvolite bianca, non è pietra di luna. Ci tengo in maniera particolare a specificarlo, non solo la prima che l'ho specificato tempo fa, l'ho specificato anche un'altra ragazza di cui non faccio nome perché non mi va manco di fare nome, però dico quel che è giusto, anche lì, in quel caso lì, sul suo blog è stato specificato che l'opalite non esiste. Non chiamatela pietra di luna, vi prego, perché è assurdo, come se l'ametista la chiamassero pingo pallino, cioè si chiama ametista, chiamatela come si chiama e dite che non esiste, come non esiste ad esempio la... come viene chiamata la Starstone, cioè la pietra di Venere, quella blu brillantinata, non esiste la Sunstone, la brillantinatura viene fatta chimicamente, cioè spiegatele queste cose, non pensate solo a, cioè, per carità, volete vendere, vendete, però spiegatelo che l'opalite, per esempio, spesso da miei clienti viene comprata perché è carina, lo sanno, io le informo, guarda che l'opalite non è una pietra naturale, quindi non ha proprietà terapeutiche, non ha nessun tipo di proprietà, e loro la comprano perché a loro piace, perché effettivamente anche a me piace, perché ha una bella sfumatura, è carina, un bel colore, però devono essere le persone consapevoli che non ha alcun tipo di proprietà. Poi ovviamente diventerò più specifica perché ho fatto comunque una serie di ricerche negli anni dove vi riporterò di cosa è composto, di cosa viene, con cosa viene fatta, magari vi farò vedere le differenze tra pietra di luna, tra la bradolite bianca e appunto l'opalite, però ci tenevo in maniera particolare a specificare questo, l'opalite non esiste. Se vi dicono che l'opalite vi aiuta nella concentrazione, non è vero, perché viene creata completamente in laboratorio. Dovrebbe essere, non voglio dirvi cavolate, perché non ricordo bene, dovrebbe essere o plastica o comunque una pasta di vetro particolare che vengono date queste sfumature, non mi ricordo nello specifico come viene fatta, però non esiste. Quindi niente, questo video è per annunciarvi, tra virgolette, perché non voglio fare la presentatrice, di questa nuova rubrica che sarà sui minerali, o comunque sulle pietre che noi usiamo comunemente, quelle più comuni ovviamente, perché non ho una conoscenza su tutto, anzi è abbastanza scarsa anche, vi dirò quello che so, poi magari chi avrà da integrare mi integrerà, mi farà un favore, sia per quanto riguarda le pietre sia per quanto riguarda le erbe e le spezie. Quelle ho iniziato ora, quindi magari man mano che imparerò qualcosa e le testerò, le vedrò, le toccherò, vi potrei dire di più. Per le pietre ho già una conoscenza mia base e poi magari la metto a disposizione di chi ha voglia di ascoltarmi, perché magari c'è anche chi a chi sto sulle scatole, a chi magari non piace la mia voce, a chi dice questa marotto le scatole, per dirvi, no? Alla fine non si sta simpatici a tutti e va benissimo così, anzi io sono contenta quando le persone improvvisamente mi dicono pure mi stai sul cazzo, vabbè, ciao, che ti devo dire, scusatemi, però chi avrà voglia di ascoltare, ascolterà, chi non avrà voglia, uguale, va bene lo stesso. Per ora credo sia tutto, mi sono già dilungata troppo come sempre, vi lascio un bacio enorme e al prossimo video. Ciao!